a parlare l'onorevole Mantini, che illustrerà anche la mozione Casini ed altri, numero 1287, di cui è cofirmatario. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Il voto che abbiamo espresso stamane era un voto gravido di dubbi, di un approccio adeguato alla richiesta cautelare di arresto di un deputato. Ora siamo liberi dal peso di quella valutazione e stiamo valutando solo l'opportunità di un gesto, di una scelta, di un segnale politico. Forse, a giudizio della maggioranza dell'Aula, non vi sono i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'onorevole Cosentino, tali da giustificare in modo pressoché automatico, ai sensi dell'articolo 275 del codice penale di rito, la misura cautelare. Ma io mi chiedo, vi chiedo, in tutta onestà, se non emergano dagli atti almeno degli indizi di colpevolezza, se non gravi, se non vi sia nelle carte, non vi siano le evidenze di una collusione che sicuramente è una collusione di sistema, sicuramente va al di là del singolo caso Cosentino, ma che tuttavia mostra con molta evidenza l'assoluta contiguità del sistema politico e dei principali esponenti, certamente dell'onorevole Cosentino, con un sistema di affari illeciti fortemente infiltrati dalla camorra. Credo che queste evidenze, almeno dal punto di vista di indizi di colpevolezza, sia difficile disconoscere e sia difficile per conseguenza pensare che sia opportuna la permanenza in un ruolo delicato di governo nel Ministero appunto dell'Economia di un esponente politico a cui va tutto intero il rispetto del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, a cui ci ispiriamo, che è scolpito nella Carta Costituzionale, di cui molto spesso dovremmo aver conto, assai più di quanto non si faccia nella vulgata dei media, dell'opinione pubblica, di alcune forze politiche che appunto confondono un avviso di garanzia con una sentenza. Ma tuttavia mi chiedo se vi sia il senso di responsabilità in questa Aula di far finta che in Campania non vi sia nulla e che su questo caso non gravino seri elementi di contiguità tra politica e affari camorristici riferiti a uno dei più pericolosi clan che opera in Campania ed in Italia. È un giudizio di mera opportunità, non è un giudizio definitivo. Lo ripeto ancora una volta, all'onorevole Cosentino vanno le garanzie previste dalla Costituzione, ma la politica deve svolgere il suo ruolo se non vuole abdicare del tutto dinanzi al ruolo che invece svolge la magistratura e che riteniamo debba svolgere la magistratura con il rigore e la prudenza necessari. Già stamane ho avuto modo di denunciare la contiguità di sistema che c'è tra politica e affari, che a volte assume proprio connotati criminali come una patologia grave del nostro paese. Chi oggi crede a mercati aperti e competitivi, crede al merito e alla concorrenza, alle gare, ai concorsi, alla professionalità, alla cultura e all'efficienza come qualità per avere successo, rischia in Italia di essere irriso o guardato con la bonomia che si riserva ai sognatori. Eppure abbiamo le opere incompiute o che triplicano il costo in corso di lavori, i morti ammazzati, il pizzo, i giovani cervelli che se ne vanno dall'Italia e che proprio in questi giorni
scrivono al capo dello Stato che tornerebbero, cito testualmente, se la gente smettesse di pensare che la via furba è quella giusta, se ci fosse il rispetto dei valori di onestà e legalità, se ci fosse trasparenza, non clientelismo e soprusi. Questa è la grande questione nazionale, al sud come al nord, che denunciamo con forza dinanzi al Parlamento. Occorre cambiare e siamo chiamati ad un atto di responsabilità, ma non è con le citazioni, né solo affidando ai letterati la lotta alle mafie e nemmeno strozzando gli sceneggiatori della piovra, come ipotizzato dall'attuale capo del governo, che si ottengono i risultati che il dovere ci impone e che il Paese attende. Il Parlamento e le forze politiche sono chiamate a fare la loro parte in un giudizio che è assai meno grave di quello espresso stamane, è un giudizio di opportunità che deve dirci se siamo allarmati e responsabili dinanzi alla contiguità conclamata tra sistemi di affari criminali e politica che nel caso Cosentino hanno una punta di evidenza e che dovrebbero indurre responsabilmente questo Parlamento ad un atto appunto di prudenza, di responsabilità, senza che la politica, le forze democratiche, le istituzioni democratiche debbano piegare la testa, lasciando questo compito solo ed unicamente alla magistratura. Questo è il voto responsabile che l'Unione di Centro vi chiede. Grazie. Grazie a lei.